oggi insieme all'attrice Lilli Valcepina della compagnia Millima Teatro, che abbiamo invitato subito dopo essere andate a vedere il loro spettacolo fuori onda, proprio in trasmissione, che ha come tema principale gli stereotipi sulle donne. Volevamo parlare di donne, ma soprattutto volevamo parlare di persone, perché le donne sono persone, e però non so, i diritti di alcune categorie sembra che ancora non siano riconosciuti pienamente, e quindi, nonostante siano persone come le altre, a volte vengono fatte delle differenze, delle discriminazioni. E quindi, in quanto persone e quindi in quanto convinte che i diritti siano uguali, debbano essere uguali per tutti, ci siamo cimentate in questo lavoro io e la mia collega Mimma Pieri. Siamo due donne, abbiamo due vissuti molto diversi, ma entrambe ci ritroviamo quotidianamente a confrontarci con stereotipi e diritti negati in generale, non solo per quanto riguarda le donne. In generale ci sono, come dire, siamo secondo me come società schiavi di stereotipi, e quindi abbiamo provato a metterlo in scena, a raccontarlo. Pensi che ci siano ancora stereotipi riguardanti le donne? Sì, ne sono convinta, lo raccontiamo nello spettacolo, lo vediamo tutti i giorni. Naturalmente ogni giorno c'è una piccola conquista, vediamo proprio in questo periodo una importante rivoluzione, che è quella del linguaggio, no? Si comincia, dopo anni, ad accettare il fatto che una donna che riveste un ruolo importante o prettamente fino ad oggi maschile, come il sindaco, come il presidente, come il chirurgo, possa diventare una sindaca, una presidente, una chirurga. All'inizio di questa battaglia non si veniva assolutamente ascoltate, anzi si veniva denigrate, ma non solo dagli uomini, anche tra le donne. Il problema non è una battaglia di sessi tra uomini e donne, il problema è una presa di coscienza generale di tutta la società. Ora le cose cominciano lentamente a cambiare, però bisogna essere sempre molto vigili, molto attenti. Secondo te, perché le donne devono accontentarsi, diciamo, dei risultati ottenuti in ambito economico, e invece gli uomini tendono sempre a chiedere di più? Beh, le donne non devono accontentarsi. Le donne a volte si accontentano per tanti motivi. Uno è la fatica di dover già essere inserite in una situazione lavorativa faticosa e a volte discriminatoria. E quindi dover anche continuamente ribadire il proprio diritto alla parità a volte esaspera e affatica, per cui a volte ci si rinuncia, ecco, ci si rassegna. Un altro motivo, secondo me, è che noi donne socialmente, culturalmente, siamo abituate a chiedere meno, a pretendere meno. È difficile per noi esigere, siamo abituate, come diciamo nello spettacolo, in una battuta dello spettacolo, siamo abituate assuefatte alla rinuncia, quindi siamo abituate ad essere a dieta, ad accontentarci, a fare delle rinunce per la famiglia, per la casa, per il quieto vivere, per non essere tacciate di essere delle prepotenti o delle femministe pazze, psicotiche, nevrotiche. Ce ne dicono di tutti i colori quando alziamo la voce, quando battiamo i piedi per i nostri diritti, no? Ci fanno passare negli anni, nei secoli, ci hanno fatto passare per streghe, per pazze, per nevrasteniche, per schizofreniche, per mestruate perenni, per cui insomma ci siamo un po', come dire, adattate ed abituate a starcene più zitte degli uomini. Secondo te, attraverso questo spettacolo, le persone si sono sensibilizzate?
Beh, allora voi lo avete visto e quindi dopo mi raccontate se voi vi siete sensibilizzate, ma io lo spero, è quello che abbiamo sperato. Quello che ci piace è che spesso dopo le nostre rappresentazioni ci fermiamo a chiacchierare con le donne e con gli uomini presenti e vengono fuori sempre dei bellissimi dibattiti. È la cosa che ci interessa di più, avere un confronto, lasciare un segno, uno spunto di riflessione. E quindi sì, speriamo che questo lavoro faccia pensare. La collaborazione, come dicevo prima, è stata quella del pubblico, nel senso che lo spettacolo teatrale, al contrario di una trasmissione televisiva o di un film, è un prodotto vivo, in continua mutazione. Dalle prime repliche ad oggi lo spettacolo è molto cambiato, anche se magari il testo non è completamente rivoluzionato, perché nel confronto con il pubblico abbiamo adattato, riadattato, preso le misure, capito cosa funzionava, cosa meno, e anche proprio nelle osservazioni che ci hanno fatto uomini e donne del pubblico, noi abbiamo arricchito il testo. Quindi ecco, se c'è stato un collaboratore, una collaboratrice, è stato il pubblico. È stato difficile interpretare le vostre parti e vi siete trovato a vostro agio nella rappresentazione? È sempre difficile, come tutti i lavori, quando si vogliono fare bene è sempre difficile, ci si misura con i propri limiti. Questo spettacolo è vagamente, molto vagamente autobiografico, nel senso che io che interpreto questa madre di famiglia, ho tre figli effettivamente, e le prove dello spettacolo sono state fatte in parte a casa mia, gestendo i miei tre figli, quindi tra un cucinare, un compito, una sgridata, mentre la mia collega ha una figli per scelta, e quindi si è dovuta misurare, confrontare con le mie esigenze e io con le sue. Quindi questo contrasto e confronto costruttivo che è nato tra me e lei abbiamo provato a metterlo in scena. Quindi un pochettino, vagamente, ovviamente quelli che mettiamo in scena noi sono personaggi molto stereotipati, però abbiamo ripreso alcune delle caratteristiche del nostro vissuto. Noi facciamo teatro da tantissimi anni perché ci piace. Stare sulla scena è uno stato di grazia, è uno dei momenti più belli a cui possiamo aspirare. Ci piacerebbe farlo molto di più, ci piacerebbe poter essere in scena sempre, poter vivere solo di quello. Invece ogni tanto dobbiamo anche arrabattarci a fare altro che ha sempre a che vedere con il teatro, che però magari non è stare sulla scena. Quindi sì, ci piace molto, ci sentiamo a nostro agio pur nella difficoltà quando siamo in scena. In media quanto duravano le prove? Dipende, perché come vi ho detto abbiamo dovuto fare i conti con la nostra vita. Mimma è di Genova, quindi abbiamo bisogno di spostarci, e quando ci vediamo effettivamente proviamo tante ore al giorno per poter ottimizzare. Le battute da chi sono state scritte? Le battute sono state scritte da Mimma Pieri, che in generale nella compagnia si occupa della parte drammaturgica, a seguito di lunghe riflessioni e improvvisazioni fatte insieme. Però è lei che ha composto il testo, sì. Oltre a questo tema siete riusciti a metterne in scena altri? Sì, diversi altri. Noi siamo partite come compagnia realizzando uno spettacolo per ragazzi e ragazze che si chiama Un'Odissea, Spuntini di Viaggio, che ha girato moltissimo in Italia. È uno spettacolo sempre in chiave comica sull'Odissea. Anche qui, dove le donne hanno un ruolo importante, come è vero nell'Odissea, perché abbiamo questo uomo, questo Ulisse che gira, ma alla fine tutte le sue tappe sono un confronto, quasi tutte con delle donne molto importanti. E poi abbiamo realizzato altri vari piccoli spettacoli per bambini e bambine e diverse letture, in occasione sulla Shoah, letture sul 25 aprile, e tutte tendenzialmente cercando di avere un punto di vista femminile. Per cui, per esempio, la lettura sulla Shoah, che si intitola Questo è stato, è una lettura in cui sono tutte testimonianze di donne che hanno vissuto la Shoah.
Trovate efficace trasmettere in maniera ironica le rappresentazioni? Ecco, sì, mi fa molto piacere che tu mi faccia questa domanda perché il nostro linguaggio, oltre appunto a cercare di approfondire le tematiche di genere femminile, il nostro linguaggio è prettamente, utilizza l'ironia. L'ironia per noi è un'arma potente, ridere è rivoluzionario ed è un modo per arrivare alla gente anche passando messaggi profondi. Voi che avete visto lo spettacolo, la gente quando viene alla fine dello spettacolo ci dice sì, è divertente, certo, è un bel pugno nello stomaco. Quindi a noi dare pugni nello stomaco facendo ridere è una cosa che ci interessa molto, che ci piace, pensiamo che sia uno strumento importante. Soprattutto parlando di tematiche femminili che spesso sono invece prese in modo molto serioso, se non addirittura piagnucoloso. Mentre invece secondo noi le donne si devono riappropriare del potere rivoluzionario della risata. Secondo te il teatro è un mezzo di comunicazione per trasmettere un messaggio alla società? Beh sì, sicuramente. Tutte le forme d'arte sono strumenti per trasmettere messaggi. Questo non significa che necessariamente uno spettacolo, un film, un'opera d'arte debba avere un messaggio esplicito, ma l'arte in generale è uno strumento per comunicare il bisogno di bellezza, il bisogno di riflessione, il bisogno di un momento di distacco dal quotidiano molto importante. Il teatro è uno di questi strumenti che, se ci si pensa, è uno strumento che stranamente non è ancora sparito, perché è così antico, così fuori moda, no? Il fatto con tutti gli strumenti che abbiamo adesso, video, cellulari, Instagram, social e quant'altro, mettersi seduto in una poltrona al buio con due o tre persone travestite che fanno finta di essere qualcun altro è veramente assurdo quasi, se ci si pensa, fuori dal tempo, eppure resiste perché credo che la gente abbia ancora bisogno di riti, di stare insieme insieme in un gruppo numeroso di persone a consumare questo rito e abbia bisogno di sentirsi raccontare delle storie, e il teatro questo fa. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.